Samsung Galaxy S20 Plus, eccolo qui, il successore o presunto tale di S10 Plus, che l'anno scorso ha venduto parecchio, abbiamo definito più volte nel corso dell'anno uno dei migliori smartphone del 2019 e che ancora oggi è molto molto interessante perché il prezzo è sceso e quindi il rapporto qualità-prezzo è salito. Viene da chiedersi dunque se sia proprio lui il successore di S10 Plus oppure S20 Ultra 5G che ho già recensito, ma vabbè, sono dettagli direi, perché lui va un gran bene e adesso vediamo quali sono i suoi pregi e i suoi difetti. In questa recensione mi verrà spontaneo fare dei paragoni con S10 Plus, ma non farò un vero e proprio confronto tra di loro. Se però volete vederlo prossimamente sul canale, fatemelo sapere con un like o un commento. Lui è Galaxy S20 Plus e si colloca a metà tra il più piccolino S20 e il più grandicello S20 Ultra. Li ho visti tutti insieme fianco a fianco a Londra pochi giorni prima della presentazione e non mi avevano emozionato troppo. Sarà per questo design un po' anonimo, sarà per il poco tempo che ci era stato concesso per provarli. Oggi però, dopo una bella prova durata quasi una settimana, posso dire che sì, mi è piaciuto e non poco. Partiamo col dire che la sensazione non ha niente a che vedere con S20 Ultra 5G, di cui vi lascio la recensione in descrizione. Quest'ultimo, ve l'ho detto, mi ha lasciato con un po' l'amaro in bocca, non tanto perché non sia valido, quanto per una sensazione di prodotto non finito. Uno smartphone così abbondante per dimensioni, per peso, per spessore, che in mano sembra al tempo stesso premium e raffazzonato, con un design che non riesce a stare al passo alla quantità di tecnologia che c'è al suo interno. Ma qui è tutta un'altra storia. Sia chiaro, sempre di dettagli si parla, ma su queste cifre sono proprio i dettagli che contano, no? Sul peso ci siamo, 186 grammi, ovvero ben 34 grammi in meno di S20 Ultra e 7,8 mm di spessore. Rispetto a S10 Plus si impugna meglio perché, pur avendo un display più grande, da 6,7 pollici contro 6,4, si sviluppa più in lunghezza e non in larghezza. Non a caso è un 20 noni contro un 19 noni dello scorso anno. I materiali sono gli stessi e quindi il touch and feeling è rimasto pressoché identico, premium e di altissimo livello, ma è aguzzando l'occhio che lo si apprezza ancora di più. Il frame in metallo è sottile e spostato verso il display, così la cover posteriore non viene interrotta e può avvolgere con una stondatura evidente lo smartphone. In questo modo, in mano, il frame è quasi come se sparisse, dandoci la sensazione di stare impugnando un unico blocco di vetro. Sulle colorazioni chiudo un occhio, questo azzurrino è quella che mi piaceva di più, ma indubbiamente le colorazioni dello scorso anno erano più accattivanti oltre che sgargianti. Sul fronte c'è questo ampissimo display Dynamic AMOLED che, per buona pace dei riflessi di luce, è quasi completamente piatto. Se con S10 Plus i bordi erano ormai appena accennati, con questo S20 per Samsung sembrano essere definitivamente storia. Molto strano considerando la direzione del mercato che invece li sta adottando come uno standard sulla fascia premium. Basti vedere OnePlus, Oppo, Xiaomi o addirittura Huawei che su Mate 30 Pro sono arrivati fino a 90 gradi. Chi avrà ragione? La qualità del pannello comunque è assolutamente da riferimento e non sono solo a dirlo. Io però aggiungo che rispetto a Note 10 e S10 c'è stato un miglioramento anche nella direzione di renderlo più naturale, eliminando ancora un po' quella sovrasaturazione tipica dei pannelli Samsung. Ben fatto insomma, ma il piatto forte deve ancora arrivare e si chiama frequenza di aggiornamento. Refresh rate per gli amici anglofoni, ovvero quante volte in un secondo viene aggiornata l'immagine sul display. Ed è proprio questa una delle novità di S20 Plus, ma così anche di S20 ed S20 Ultra, ovvero la frequenza di aggiornamento del display, dove le immagini adesso scorrono molto più in maniera fluida, eliminando quel micromosso, quei piccoli scattini durante lo scrolling, durante il gaming, tipici della frequenza 60 Hz. Abbiamo già visto il 120 Hz su ROG Phone 2, ma anche i 90 Hz su alcuni smartphone OnePlus, e devo dire che è una di quelle funzionalità, una di quelle caratteristiche che una volta che la si prova non si torna più indietro. A patto ovviamente di avere un occhio sufficientemente attento, perché ho guardato, mi sono guardato intorno e ho chiesto ad amici e parenti se questa funzionalità la percepissero e molto spesso la risposta è stata no. La restante scheda tecnica è ovviamente al top e oggettivamente non ha niente da invidiare al fratello maggiore se non sul comparto fotografico. Anche qui ritroviamo l'Exynos 990 a 7 nanometri, octa-core, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e la connettività 5G. In questo caso io però ho scelto la variante 4G risparmiando circa 100 euro. Al momento del 5G non se ne vede traccia nemmeno a Milano, di conseguenza non ne sentivo la necessità.
È certificato contro acqua e polvere IP68 ed è bene sottolinearlo dato il periodo, mentre sul fronte sicurezza c'è riconoscimento del volto 2D, ma l'unico sblocco sicuro è col sensore di impronte digitali inserito sotto al display. Non è il migliore sulla piazza, ma è un deciso passo avanti rispetto alla scorsa generazione sia per reattività che per riconoscimento. Inoltre è piazzato anche un po' più in alto, avendolo così sempre a portata di pollice. Una cosa che ho apprezzato molto è il feedback della tastiera, e ve l'avevo già evidenziato nella recensione di S20 Ultra, ma sono felice di ritrovare la stessa vibrazione anche qui, netta, corposa, davvero piacevole al pari dei Pixel e degli iPhone. In tema di multimedialità, che dirvi, è soltanto una conferma. In riproduzione musica e film l'audio fuoriesce dallo speaker principale in basso e dalla capsula auricolare, tra l'altro quasi invisibile sul bordo superiore, offrendo un'esperienza paragonabile a quella stereo, con una buona spazialità del suono. Questo, in accoppiata con la qualità del display, siamo su altissimi livelli. La cosa che però proprio non mi va giù è che Samsung ha deciso di dire basta alla porta audio da 3,5 mm, davvero un gran peccato perché la davamo ormai per scontata sui suoi flagship. La ricezione è ottima, ma un filo indietro rispetto a S20 Ultra 5G, in chiamata l'interlocutore si sente in maniera nitida e chiara, e insomma il telefono in sé lo fa bene, come al solito per i prodotti Samsung. Molto interessante il fatto che sia dotato di eSIM e di due slot per nano SIM, quindi è dual SIM. Sul software niente di particolare da segnalare, niente di diverso rispetto a quanto già abbiamo visto sull'Ultra, e quindi vi invito a dare un occhio alla sua recensione per farvi un'idea più completa. L'interfaccia è la Samsung One UI 2.0, che al solito si contraddistingue per completezza e versatilità. Sorvolo sulle varie funzionalità che vi sto mostrando e che ovviamente non mancano, fra le impostazioni abbiamo settaggi per qualsiasi cosa, e questo significa solo una cosa: la maturità dell'interfaccia Samsung è evidente e sul panorama Android è indubbiamente una delle più accattivanti esteticamente e ragionate. La cosa che sorprende, anche se non dovrebbe, è una stabilità generale un gradino sopra S10 e Note 10. Lag e impuntamenti sono praticamente spariti al netto di rarissimi casi, a conferma che il nuovo chipset di Samsung non sia poi così da scartare. Anche in gaming l'esperienza è stra-appagante, e qui mi ricollego al discorso della multimedialità: d'altronde, se ci sono le prestazioni da una parte e le componenti hardware dall'altra, il risultato non può che essere eccellente. Allo stesso modo non posso spendere gli stessi aggettivi di elogio per il processore se guardiamo sull'aspetto dei consumi. Su S20 Plus abbiamo una batteria da 4500 mAh, ben 400 in più rispetto allo scorso anno, ma i consumi restano pressoché gli stessi. Con un minimo di attenzione porta a sera, soprattutto se disattivate il refresh rate a 120 Hz e impostate il display in Full HD, ma se spendo 1000 euro per averle queste funzioni sembra un po' insensato doverne poi rinunciare, no? Le ore di display che sono riuscito a fare sono circa 4 ore e mezza, né più né meno di quanto fatte su S20 Ultra 5G. E chiudiamo al solito col comparto fotografico. Sul retro abbiamo 4 sensori, ultra grandangolare da 12 megapixel con apertura f2.2, standard da 12 megapixel con apertura f1.8 stabilizzato otticamente, e teleobiettivo da 64 megapixel con apertura f2.0, anche questo stabilizzato otticamente. In ultimo un sensore ToF. Frontalmente invece abbiamo una 10 megapixel f2.2. Le fotocamere lavorano così: la ultra grandangolare ci permette di fare scatti inquadrando una porzione maggiore di scena. Ad 1x si passa alla fotocamera standard, mentre allo zoom 2x si passa già al teleobiettivo da 64 megapixel. Grazie alla maggiore risoluzione di questo sensore, usandone una porzione inferiore, possiamo arrivare al 4x simulando uno zoom ottico. Dopodiché si può fare zoom anche a 10, 20 e 30x, ma si tratta semplicemente di zoom digitale. Scontato dire che gli scatti sono di altissimo livello, se devo trovargli un difetto ho notato solo una tendenza a sottoesporre le immagini. Anche qui una conferma rispetto allo scorso anno, con in aggiunta uno zoom 4x di qualità. A livelli di profondità più spinti l'immagine degrada molto velocemente, e qui sì, se avete bisogno di raggiungere tali profondità vi consiglio allora di puntare a S20 Ultra 5G, che fino al 30x offre un ottimo risultato. Gli scatti in notturna sono molto belli, lo smartphone potrebbe chiedervi di rimanere fermi anche 10 secondi, ma il risultato è buono e superiore a S10 Plus. È possibile registrare video fino a 4K a 60fps e in 8K a 30fps. L'unico neo di questa maxi risoluzione è che c'è un forte crop, ma in ogni caso meglio averla che no. Da segnalare anche che non c'è nessun problema con la messa a fuoco, a differenza di S20 Ultra, qui resta l'autofocus dual pixel che lavora ottimamente, come ormai avevamo apprezzato sugli ultimi flagship. Molto bene anche i selfie, al solito decisamente instagrammabili e quindi piacevoli.
quindi questo era Galaxy S20 Plus, 1129 euro di listino per la variante 5G, 1029 euro per la versione invece 4G, che è quella che io ho acquistato, ma su Amazon si trova già a poco più di 900 euro, quindi già circa 130 euro di svalutazione a pochi giorni dal lancio, perché poi alla fine ufficialmente sono arrivati il 13 di marzo sul mercato italiano. Insomma, un'ennesima conferma da parte di Samsung. Ovviamente difficile scegliere tra questo o S20 o S20 Ultra 5G. S20 non l'ho ancora provato, ma è semplicemente un pochettino più piccolino, gli manca il sensore ToF sul posteriore, anche se penso che sia particolarmente irrilevante, e ha anche un po' meno di batteria, 4100 invece che 4500 mAh, quindi bisognerà valutare l'impatto di questa differenza. Invece tra lui e S20 Ultra 5G, io sono abbastanza indeciso, perché S20 Ultra 5G è indubbiamente un concentrato di tecnologia, ma al suo tempo, come vi ho detto nella recensione, ha un sacco di difetti dal punto di vista dell'ergonomia, dell'usabilità, estetici. Lui è semplicemente più rifinito, più completo, più successore effettivo di S10 Plus, secondo me. Invece S20 Ultra 5G, diciamo che è una nuova fascia, una fascia super premium che Samsung ha voluto sottolineare con la nomenclatura Ultra. E questo era davvero tutto ciò che volevo dirvi per quanto riguarda S20 Plus, un dispositivo che ovviamente consiglio a un prezzo che, se scendesse sotto ad esempio gli 850 euro, inizia a essere interessante. Dico questo perché ovviamente sul mercato c'è ancora S10 Plus, che ha molto da dire ancora e non è così diverso rispetto a lui. Abbiamo un display a refresh rate più alto, più batteria, ma avete visto, nell'effettivo utilizzo quotidiano non ha particolari impatti, e poi c'è la versione 5G che però oggi come oggi è un po' inutile. Fatemi sapere comunque la vostra nei commenti, sono davvero interessato a capire se questo S20 Plus vi è piaciuto oppure no. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Michele per tuttoandroid.net.